nel mio salotto, nel salotto di Anna, dove questa sera c'è come ospite una carissima amica, oltre a essere anche una collega, cioè, meglio diciamo, io sono sua collega perché lei ha più esperienza di me, però insomma abbiamo condiviso una parte di percorso, ecco, professionale. E, fra poco io ve la mostrerò. Adesso rimango in attesa, come al solito, di avere una conferma da voi che vada tutto bene. Aspettiamo che un po' alla volta voi altri vi connettiate. Aspetto, iniziano, vedo un po' di feedback. Scusatemi Enrico, grazie. Enrico Ballantini, ricordiamo sempre il nostro grande Enrico, fondatore di Focus, il mistero della vita, che è l'anima di questo canale. Grazie a lui. Oggi siamo qui, e in tanti, e in tanti. Ecco. Vedo che state iniziando a connettervi. E, come vi dicevo, cioè, è molto bello avere il salotto. In cui poter ospitare appunto degli amici. Per me, ripeto, è una gioia questa sera avere la Paola Giovetti. Io so che tanti di voi conoscono già la nostra Paola, perché è una giornalista molto affermata, è una scrittrice, ha svolto nella sua vita molte attività, insomma, ecco, di comunicazione. Ripeto, è da tanto tempo che lei è nel mondo dei giornali, della comunicazione, è anche presidente della biblioteca Fondazione Bozzano di De Boni di Bologna, è direttrice di una rivista trimestrale, Luce e Ombra, di cui io la ringrazio perché mi ha fatto una recensione sul mio primo libro, Due mani, due ali, intervista straordinaria a un arcangelo. E quindi noi ci conosciamo già da qualche anno, ecco, con la Paola Giovetti. Ecco, vedo che forse possiamo iniziare a collegarci con lei. Adesso la portiamo con noi. Sta arrivando, eccola qua. Ciao Paola, carissima. Ciao Anna, Ciao ciao. Anna, ciao. Benvenuta su Ben Focus trovata, ben trovata, ben trovata. e benvenuta nel salotto di Anna. Grazie mille, grazie per Grazie l'invito. e io sono felice che tu abbia accettato. Poi per questo, Mancava altro che non accettare. se questo bel rapporto di amicizia, di stima Certo, certo. che ci unisce da anni. Ecco. Poi per di più, cioè il mio editore è il tuo editore Esatto, abbiamo un editore in comune, un uomo in comune. Sì, abbiamo un uomo e un In editore in comune, comune. Senti, poi esatto. sono tu comunque hai pubblicato più di 30 libri, insomma, ecco. Ecco, perché io dico che tanti colleghi che non la conoscono, non so, per le cose che lei ha fatto, un po' per tutte le pubblicazioni eccellenti che ha prodotto in tutti questi anni. Io quando parlo di te, la prima cosa che penso è penso a Paola Giovetti con una trasmissione televisiva, la prima trasmissione fatta in Rai sulle tematiche riguardanti il mistero, che si intitolava appunto Mister O. Misterò, sì, è una grande esperienza che in attesa per me, perché io scrivevo i miei articoli sulla Domenica del Corriere, parlando, forse tra le prime a parlarne di tutti i fenomeni paranormali, e ne parlavo pianamente, con oggettività, raccontando, senza eccessive lodi o senza negazioni, proprio in maniera oggettiva. E mi ricordo che Ludovico Pellegrini, che era il famoso signor No di Mai Buongiorno, Certo. per un personaggio televisivo straordinario, leggeva questi articoli e si disse: ma da questo materiale si potrebbe ricavare un programma televisivo. Allora mi telefonò, ci siamo incontrati, insieme abbiamo scritto il programma, e lui è un personaggio televisivo straordinario che da qualunque cosa lui riesce a creare spettacolo, con grazia, con levità, con allegria. E quindi facemmo questo programma. Poi ricordo che andammo a Milano, ci incontrava, che andammo a Roma a presentarlo a Rai 1. Lui aveva molte entrature, fu accettato subito. Forse era il momento giusto, forse era il momento per
cominciare a parlare di queste cose in maniera piana, in maniera oggettiva. E quindi è Che nato questo anno era, libro. Paolo? Che anno era quello di Mistero? L'85, sono passati tanti anni, sì. Eppure 85. tanti, se lo, tante persone se lo ricordano ancora. Sì. E tanti si ricordano dell'allora giovanissimo Alessandro Cecchi Cecchi Paolo. Paone, che aveva allora 23-24 anni, non era alle prime armi, nel senso che aveva fatto molta televisione dei ragazzi, quindi aveva un'esperienza del video, si sapeva muovere molto bene. Un giovanotto colto, era laureato, è laureato in scienze politiche, fu molto professionale e quindi facemmo un team con Ludovico Peregrini, mi ricordo, Lella Artesi, la regia, che era la Me la regista. ricordo, quella La regina. Lella era molto simpatica, avevamo questo quartetto che funzionava molto bene, ci siamo anche divertiti tanto a fare questo programma. Sì, il team è fondamentale, poi, Sì, vero? Quando si molto, riesce molto, a molto, dire sì. la... Credo che di aver portato con questo programma nelle case dell'Italia, perché avevamo un audience di 7-8 milioni di persone, quindi tantissimo. tantissimo, tantissimo, sì. Portavamo, di aver portato nelle case degli italiani in maniera sorridente, in maniera tranquilla, senza sensazionalismi. E tutta la fenomenologia paranormale. Sì, E quindi, è stata la prima trasmissione, perché è stata la tutti prima, l'hanno sì. fatto, quindi è stato veramente. Ti ricordi gli argomenti? Tutto, abbiamo parlato di tutto. Guarda, facevamo anche esperimenti in diretta ogni volta. Avete fatto quello del fumo che mi Abbiamo fatto dicevi. quello del fumo, che con E questa qui era signora, l'esperimento del fumo, che chissà questa quanti signora amici si sono. Elbas di Verona, che lei teneva in mano un pacchetto di sigarette, guardava il pubblico e la gente smetteva di fumare. Io ricordo che la invitai perché lei era riuscita a far smettere di fumare temporaneamente, per la verità, mio marito, che era un fumatore pazzesco, e un amico di mio marito, che mio marito chiamò quando si accorse che lui non aveva più voglia di fumare, chiamò questo suo amico Giovanni, che fumava molto più di lui. E disse: "Guarda, se riesci a far smettere lui di fumare, vuol dire che sei proprio..." E anche lui per parecchi giorni non riuscì più a toccare una sigaretta. Con tanta buona volontà riuscirono a ricominciare a fumare. Però, visto l'effetto che aveva fatto su questi due, mio marito e il suo amico fumatore, ebbe il coraggio di presentarle al pubblico. E infatti poi fecero non solo per le sigarette, ma per tutte le dipendenze, anche per il bere, l'alcol, eccetera. Ricordo con particolare simpatia una bimba che ci scrisse quando parlammo delle varie dipendenze, perché venne due volte, la prima volta per il fumo e una seconda volta anche per l'alcol, eccetera, di nuovo per il fumo, grande richiesta, poi una bambina che ci scrisse che la ringraziava molto perché era riuscita a smettere di mangiare tante caramelle, Ecco, però. che ne mangiava troppe, era un po' cicciotta. E allora diceva, lei diceva: "Tenete in mano il vostro pacchetto di sigarette o la vostra bottiglia, guardatemi e ci penso io." E lei dava un input che non so Quindi quale sia. era una suggestione ipnotica, sicuramente. Ma può darsi, morale però che funzionava, perché io anche a distanza di anni ho incontrato persone che mi hanno detto di aver smesso di fumare allora, poi naturalmente ci vuole, lei ti dà un input iniziale, poi ci vuole un po' di buona volontà per mantenere questa tendenza, Confermare, perché certo. mio marito e il suo amico fecero tutto il contrario, proprio si sforzarono perché non avevano nessuna intenzione di smettere, e si sforzarono di riprendere e ci riuscirono, però per parecchi giorni provarono una sorta di repugnanza per il fumo. No, questo era uno degli esperimenti. Poi facevamo esperimenti di telepatia, invitavamo il pubblico a indovinare che cosa c'era dentro delle buste, o dei segni o degli oggetti. Insomma, facevamo sempre un esperimento in sala e anche un esperimento col pubblico a casa. E poi, anche fruendo dei mezzi della RAI, abbiamo invitato ricercatori, studiosi un po' di tutto il mondo. Quindi è stato anche un programma a un livello buono, Senti, culturalmente parlando. c'è una nostra amica che ha scritto, Alessandra Vita, che ha scritto: peccato che Cecchi Paone si sia perso, ormai è contro certi argomenti e certe tematiche. Sì, infatti l'ho ritrovato dopo con Alessandro. In quel periodo facevamo molta amicizia e ci siamo rivisti poi tante altre volte. L'ultima volta l'anno scorso a un programma di Canale 5, e ho potuto constatare ancora una volta che ha cambiato completamente il registro. Ma questo è un problema suo. Sì, È un certo. problema suo. All'epoca
Ritorniamo noi alle nostre, Certo, ai nostri percorsi e certo. ricordelli, insomma, che possiamo fare per appunto, dare delle opportunità ai nostri amici di Focus, che ringrazio perché vedo che un po' alla volta ecco, state arrivando. Grazie, benvenuti tutti. Vedo ancora un po' di commenti. Ah, Roberto Menconi che dice: quella era una TV pionieristica, non tornerà più. Forse hai ragione, Roberto. Forse lo penso anch'io. Poi c'è Patrizia Bre che dice: buonasera, Anna, contenta di sentire la signora Paola Giovetti. Grazie, Enrico. Enrico Valentini, che risponde alla domanda che dice: c'è un video di Mister O su YouTube? E Enrico Valentini dice: sì, l'abbiamo anche qui su Focus, se vai nella sezione ricerca lo trovi, quindi Si anche trova, si i trova. nostri amici, ecco sì, andate a cercarlo perché era stata veramente è Sì, stata a una trasmissione da me bambini. piacque molto, a parte parlare dei fenomeni che a me interessano, piacque molto il tono lieve che abbiamo sempre tenuto, allegro, sorridente, ironico. Sì. Leggero. Abbiamo tenuto un tono sorridente, ecco, posso dire, un tono leggero pur parlando di cose molto serie e parlandone molto seriamente. Però in maniera lieve, senza drammatizzare, senza enfatizzare troppo. Anche quando vennero un paio di volte, vennero di persone che non erano d'accordo con noi, per esempio venne anche Margherita Hack, per esempio. Però fu Pure molto è una spiritosa. bella posta, Fu lei. molto spiritosa anche lei, fu molto, mi Molto ricordo che. pragmatica la Margherita, eh? Eh? Molto pragmatica, dico la Molto Margherita. pragmatica, però non so se posso raccontare questo episodio, se vi interessa. Margherita Hack, dunque io all'epoca stavo scrivendo la biografia di Elena Petrovna Blavatsky, che è la fondatrice della teosofia, movimento teosofico che ha portato tutto il pensiero orientale in Occidente, siamo ancora nell'Ottocento. E nella bibliografia di cui mi occupavo c'era anche un libro molto ben fatto a firma Roberto Hack di Firenze. E allora io chiesi a lei, signora. Allora le chiesi, ma signora, questo Roberto, lei era fiorentina, mi sentiva benissimo quando parlava. E lei mi disse, era il mio babbo, mi disse. Era legato alla Era suo padre che era un teosofo di strettissima osservanza. Io credo di aver capito che fosse anche abbastanza severo e che quindi la figlia abbia sviluppato un sentimento opposto, proprio opposto a tutte queste cose, perché la Blavatsky è quella che ha portato anche lo studio del paranormale, cioè allora non si chiamava così, ma lo studio delle potenzialità interiori dell'uomo, i raffronti fra le religioni. Lei è una grandissima sensitiva e medium, quindi era un personaggio in assoluto legatissimo a questi campi che ha contribuito a far conoscere. E quindi Hacker c'era uno suo estimatore, ne scrisse una biografia molto ben fatta. E mi ricordo che ero quasi certa che doveva essere suo Ma è padre. con quella trasmissione che avete avuto come grandi personaggi? Beh, venne per esempio anche Christian Barnard, il chirurgo Barnard, che arrivò all'epoca non poteva più fare il chirurgo perché aveva questa artrosi alle dita, alle mani, però girava il mondo facendo conferenze, eccetera. E c'è una storia curiosa legata a lui perché. Io ero già in contatto con lui perché in un'inchiesta che avevo fatto precedentemente avevo inserito un suo caso che avevo letto su una rivista americana, il caso di un'apparizione che lui aveva avuto. Allora gli avevo scritto, prima di pubblicarlo sulla mia rivista, no, su un libro lo pubblicai, gli scrissi presso il suo ospedale, veramente con poca speranza di ricevere una risposta, gli scrissi se lui confermava questa vicenda e se potevo pubblicarla. E lui mi rispose una letterina gentilissima dicendo: ma certo, la pubblichi, e me la raccontò tutta questa vicenda. Raccontò che mentre lui era ricoverato come paziente nel suo stesso ospedale, ma non in cardiologia, in un altro reparto, mi pare che avesse un'epatite virale, una cosa così, a un certo punto era da solo in camera, vede entrare o si vide davanti a un certo punto una signora anziana in camicia da notte con uno sciallino che lui non conosceva. Questa signora gli mise una mano sul cuore, sul petto, e poi indietreggiando uscì dalla finestra, svanì fuori dalla finestra. Lui naturalmente rimase molto colpito da questa vicenda, chiamò, suonò, si attaccò al campanello, dopo un momento arrivò l'infermiera, si scusò del ritardo, dell'essere arrivata tardi, ma disse: abbiamo assistito
fino a pochi minuti fa una signora anziana che è morta nella camera qui accanto. Ah. Lui se la fece descrivere ed era identico anche alla camicia da notte, lo scialino. E dopo lui, questa era stata la sua esperienza, un'apparizione, no? Quando venne in trasmissione da noi, mi fece altri commenti dicendo che siccome lui all'epoca di questa apparizione stava preparando il trapianto, ci stava lavorando ma non l'aveva ancora effettuato il primo, Prima. lui aveva interpretato questa signora che lui non conosceva, appena morta, che gli aveva messo una mano sul cuore, poi era indietreggiata, se n'era andata, come una sorta di plagio, di vai, 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 ecco. Quindi anche lui fu fatto molto spiritoso, perché poi ci raccontò anche altri episodi, e poi siccome quella volta parlavamo di radiestesia, permise al nostro radiestesista, che era molto bravo e simpatico, di fargli tutta una sorta di visita medica col pendolo. Lui confermò tante cose che gli aveva detto. Poi vennero tanti scienziati un po' da tutto il mondo, vennero dall'India, il dottor Prasad venne dall'India e Ma dal Margi c'era nel. Yamuna Prasad si occupava di reincarnazione, venne il professor Servadio, Emilio Servadio, lo psicanalista, venne Piero Cassoli, che di Bologna, che era direttore del Centro Studi Parapsicologici di Bologna. Insomma, gli studiosi italiani vennero tutti e poi facemmo venire Parigi. Non ho capito se è venuto anche in Ardi, Massimo Inardi. No, Inardi no, in quell'occasione non venne Inardi. Comunque dei nostri ne sono Sì, pochi. poi vennero parecchi, sì, venne il professor Di Simone, insomma, Sì, vennero ma parecchi, poi negli anni. parecchi e poi sensitivi, mi ricordo che i Samazzoni, vennero tanti sensitivi anche a fare i loro esperimenti. Quindi perché avevamo sia i ricercatori che parlavano delle loro ricerche, sia chi aveva vissuto questi esperimenti, era stato testimone, e anche chi li produceva. Quindi vennero diversi, proprio un po' a tutto campo, ecco. Comunque, se ci pensi, non è più stata fatta una trasmissione. No, trasmissione così, hanno fatto altre trasmissioni, ma a tutto campo come questa non fu. Non ho mai capito perché, visto il grande successo che ebbe, perché la televisione non l'abbia ripetuto, non abbia fatto un secondo ciclo, che il materiale l'avremmo avuto, Ludovico Peregrini era pronto, io ero pronta, non lo fecero più, invitarono me moltissime altre volte a fare l'esperta in tanti programmi, ma un altro programma così non l'hanno fatto. Ecco, Comunque. c'è una nostra amica Teresa Di Pasquale che scrive a te e dice: Signora Giovetti, oggi c'è molto materialismo e poca spiritualità. Perché non pensa ad un programma di approfondimento in TV? Servono programmi di qualità. Non sei la sola, cara Teresa, a Lo pensare so, questo. guarda, io lo farei, sarei prontissima. Non credo che sia un problema nostro, il problema è dalla parte di chi, dalla parte dei bottoni, diciamo, che allora si vede che era il momento giusto perché appena fu chiesto, fu fatto. E dopo non c'è più stata l'occasione. Indubbiamente sì, sono d'accordo, non farebbe male, ecco, un programma che parlasse di tematiche spirituali. Senti, noi cerchiamo di fare questo su Focus. Possiamo cercare di fare qualche cosa. Adesso ci studiamo su Paola. Ma certo, Io ci pensi. già ho cercato di dare il mio contributo perché con l'inizio del lockdown io ho pensato appunto alla Lux, l'Università della Conoscenza, come appunto strumento per dare l'opportunità alle persone di compiere un percorso culturale, formativo, no? Su Certo. queste tematiche. Ecco, e peraltro io ricordo, e intanto ringrazio te Paolo perché hai accettato il mio invito e quindi ricordo a tutti che da domani la nostra Paola Giovetti sarà la docente nella disciplina che tratterà appunto la storia dei grandi iniziati, no? Ecco, quindi, con anche un bel programma, mi raccomando, cercate domani perché è ancora a casa di seguirlo alle ore 15, tutte le lezioni della Lux, voi sapete che sono alle ore 15, però poi ognuno le può vedere quando vuole. Quando vuole, sì. Esatto, quindi alle 15 dice bene, perché adesso fra un po' saranno sempre più persone coinvolte, però è anche vero che ci sono tante persone che...
che sono a casa, magari persone in pensione, Ma persone certo, pure con anche gente gli che ancora orari che gli lavora, permettono. certo. Esatto, però quello che è importante è che noi facciamo, ecco, questo, cioè che offriamo questa opportunità ai nostri Certo. amici, ecco, di poter fare un cammino formativo, ecco. Sì, questi mezzi moderni sono veramente Una grande opportunità, una ecco. grande opportunità. In questo periodo, io, anche solo per fare il mio piccolo esempio, io avevo vari convegni, conferenze, presentazioni di libri, librerie, eccetera. È saltato tutto in questo periodo per me come per tantissimi altri. Per cui questo mezzo in qualche modo supplisce, in qualche modo, e credo che non sarà abbandonato tanto No, facilmente, è perché l'inizio di una nuova stagione è questa. brava, penso anch'io che sia all'inizio di una stagione, perché si entra con discrezione nelle case delle persone, nessuno si deve spostare, Sì, e sta diciamo praticamente. che è sempre il solito discorso, in fondo la rete è l'azzeramento dei tempi e degli spazi, no? Sì. Certo, esatto. E quindi adesso che è stata scoperta così tanto da un punto di vista lavorativo anche, sicuramente tutto questo porterà delle altre rivoluzioni. Volevo ricordare ai nostri amici che appunto domani Paola Giovetti appunto inizierà con la sua prima lezione sui grandi iniziati e domani come primo argomento, quindi come primo iniziato che verrà preso in considerazione da Paola sarà appunto Swedenborg, che è un pezzo da 90. Tu hai Immanuel scritto. Swedenborg, sì, è un pezzo da 90, sì, È ricordo. che tu anche io ce l'ho il tuo libro su Swedenborg. Sì, è un pezzo, è veramente un pezzo da 90. Io ho parlato di lui in questo libro sui grandi iniziati e poi ho tradotto il suo libro più famoso che si chiama Cielo Inferno, che è definito anche il libro cristiano dei morti, parafrasando il libro tibetano dei morti, che l'ho tradotto e l'ho prefatto, gli ho scritto una sua biografia iniziale. È stato un grosso personaggio. Bene, quindi domani mi raccomando, Ne parliamo, domani tutti parliamo. presenti in aula, ecco. Poi, Sì. e dopo Swedenborg avremo, perché abbiamo fatto il programma delle lezioni sino alla fine di luglio, e quindi dopo Swedenborg ci sarà Lorber, giusto? Allan Kardec, Elena Blavatsky, Rudolf Steiner, Jung, Roberto Saggioli e Viktor Frankl. No, quindi insomma, Viktor Frankl, sì. abbiamo. Insomma, sono bei personaggi. Con Viktor Frankl e Jung arriviamo ai giorni nostri Ah, praticamente. certo, a Viktor Saggioli. Frankl soprattutto è morto Sì. nel 97, mi sembra, quindi 20 anni fa, è vicinissimo a noi. Jung un po' di anni prima, però insomma, personaggi modernissimi. Poi, voglio dire, anche il grande Saggioli con la psicosintesi, insomma, Caro mio, che personaggio abbiamo che è stato. Sì, un molto vicino a altro, noi. un'altra opportunità. Ecco, quindi, insomma, cercate di seguire quando potete in diretta, ma non perdete, perché sapete che tutte quante le lezioni della LUPS vengono riportate sulla piattaforma YouTube di Focus e quindi lì nella playlist c'è proprio scritto LUPS e lì trovate tutte quante le lezioni. Per cui, cara Per cui Paola, non si se perde niente. non si perde niente, diventerà immortale con le tue lezioni Va bene, della LUPS per volentieri, volentieri. i secoli dei secoli. È un tema che mi piace molto il genere biografico, perché è sempre presente quello che diceva il nostro grande Assaggioli, che Sì. diceva che è molto importante leggere le biografie dei grandi personaggi, perché sono di ispirazione, sono Certo. simboliche, invitano ad avvicinarsi a quei modi di affrontare la vita, di rapportarsi con gli altri. E io ci credo molto e mi sono ispirata a questo anche quando ho scritto la biografia di Assaggioli, ho fatto il libro intero, poi ne ho riparlato anche in quest'altro libro, che è leggere la sua vita, cioè vedere come lui ha messo in pratica, e anche gli altri di cui si parla, come hanno messo in pratica le cose che poi insegnavano e indicavano agli altri. Senti, ma tra tutti questi personaggi chi è che ti ha conquistata di più? È difficile. Ma guarda, li ho voluto bene a tutti, devo dire, ma ognuno a modo suo ho voluto bene a tutti, poi anche ad altri, perché nel libro che ho fatto ce ne sono molti di più di questi, ho scelto quelli che mi sono più vicini, ma Swedenborg moltissimo, gli ho dedicato anche tanto lavoro, anche la traduzione di questo grosso libro che lui ha scritto in latino, però io avevo le traduzioni in tedesco, francese, inglese, le ho ricavate da quelle. E poi mi è piaciuto moltissimo Jung è un mio riferimento, ma anche la Blavatsky,
anche Jacob Lorber, che è poco noto in Italia, ma è un personaggio anche lui, ne parleremo, e Viktor Frankl, sono stata ebreo, ho subito i campi di concentramento. Io non l'ho conosciuto perché quando ho cominciato a occuparmi di lui era morto da pochissimo tempo, però sono stata a Vienna, dove lui è vissuto, e ho parlato con la moglie, con la figlia, con gli allievi, con i colleghi, quindi ho raccolto tante testimonianze su di lui e sul modo in cui lui ha vissuto questo terribile periodo del Lager, quindi è uscito a testa alta e dando tanti insegnamenti. Quindi, ho cercato di personaggi che possono dare degli insegnamenti a tutti, ecco. Ma tra tutti i personaggi, quelli legati, diciamo, al mondo immateriale, no? Quindi dai medium, l'ambito della parapsicologia, ti hanno dato l'opportunità di poter vivere personalmente delle esperienze, particolari che ti hanno Sì, fortemente beh, coinvolto? io parliamo di medium, di sensitivi, sì, io non ho nessuna dote personalmente, però ho assistito a tante cose, ho assistito a tante cose e sono stata tante volte, per esempio, agli incontri, alle sedute del Cerchio Firenze 77, sono stata anche amica personale di Roberto, sono stata da Demofilo Fidani a Roma, altro grande medium, e ho visto fenomeni di ogni tipo. Sono stata da Rol, da Gustavo Rol, e non vi dico che cosa ho visto con lui, perché lui è veramente straordinario. Ognuno di questi poi aveva una filosofia che era la base di questa produzione di fenomeni, non erano cose fini a se stesse. E quindi sì, ho visto tante cose, devo dire, ho avuto questa fortuna, data la mia attività giornalistica e godendo fama di essere una giornalista amica di questi fatti. Sono sempre stata accolta con molta benevolenza, con molto affetto. Tant'è vero che con tutti questi personaggi sono diventata anche amica personale, ecco, abbiamo fatto amicizia, sono stata anche a Napoli tante volte, da Piancastelli, Corrado Piancastelli, che personificava questa famosa entità, che era un'entità, uno spirito altissimo che ha dato grandissimi insegnamenti. Quindi ho avuto questa fortuna. Adesso purtroppo personaggi di questo livello non ce ne sono in questo nostro momento storico. Piancastelli è l'ultimo, è morto pochi anni fa, è rimasto attivo fino alla fine. Rollo è morto 25 anni fa, Roberto Setti molto prima, molto molto giovane. Comunque sono tutte esperienze che mi sono rimaste dentro, devo dire, che mi hanno dato il convincimento che veramente esiste molto più di quello che si vede e si tocca, esiste qualcosa di più. E io venivo fuori da queste sedute sempre con un grande senso di serenità, con la sensazione di aver toccato per un attimo, di aver sfiorato una dimensione. E quindi sono molto grata di queste occasioni, E non devo hai dire. mai sentito, in tutte queste tue esperienze, non so, il desiderio di sperimentare, non so, qualche forma, anche solo di, come dire, queste diverse strade per ricevere saggistica, ad esempio. Ecco, non so, Produrre io stessa un fenomeno, sì, non questo so, la intendo. scrittura, seguire, non so, No, non la mi viene metafora. niente, no, non ne sento il desiderio e non ho questo. Ho vissuto nella mia vita due o tre fenomeni spontanei che mi sono capitati così, ma come penso che capitino a tutti, un fatto telepatico un paio di volte con i miei figli che mi ha rassicurato su di loro, ma piccole cose così. Ma non, no, io non, ma credo che va bene così, secondo me, perché dovendone Il tuo compito è un raccontare, altro. il mio compito è quello, credo, quello della comunicazione, di stabilire i contatti. Infatti, sono sempre stata molto attenta a stabilire i contatti fra le persone, a promuovere il lavoro di tutti, proprio perché ho sempre sentito che sia quando c'è qualcosa di buono da far conoscere, ho sempre cercato di farlo sempre con molta spontaneità e con molto affetto. Il mio compito è questo, Ragione. non Sì. credo che sia di produrre dei fenomeni dall'interno. Uno lo capisce, quando io dico, ad esempio, scherzosamente sulla mia storia, che invece è una storia dove a 50 anni, quando compivo 50 anni, mi hanno detto, quindi 20 anni fa quasi, cioè, mi hanno detto chiaramente che
questa entità angelica della schiera degli arcangeli, quindi un arcangelo davanti a tutti ha detto chiaramente che era arrivato il momento di fare il vero compito della mia anima per questa vita. Quindi io non avevo, cioè, quel compito come ce l'hai tu, no? Di far camminare, cioè, l'informazione finché le persone si potessero interessare a certe tematiche o comunque incuriosire, ecco. Nel mio caso invece è stato diverso, mi ha detto chiaramente, cioè, questo è il lavoro, se vorrai farlo, io ho detto sì, Eccolo qua, dati da mi fare. ero accolto, per cui adesso dico simpaticamente che ti faccio l'ufficio stampa dei piani alti, ecco, ma non c'è il mio pensiero. Ecco, a me, diciamo, a me non ha detto niente nessuno, non è che qualcuno sia venuto da me e mi ha detto tu devi fare questo, però in qualche modo e inaspettatamente mi sono trovata su questa strada, e sulla strada della comunicazione, perché io stavo facendo tutt'altro, io facevo, ero laureata in lettere, facevo l'insegnamento, eccetera. E poi a un certo punto, siccome mi interessavano queste cose, avevo cominciato a scriverne per piccole riviste specializzate. E poi mi sono arrivati inviti, sempre mi chiamò, mi ricordo, l'editore Armenia perché partecipassi alla sua Repelli agli Arcani, che poi sono arrivata a condividere insieme al professor Dettore. E poi mi telefonarono da gente, Ornella Ripa, che era la vice direttrice, che leggeva gli Arcani, che mi disse: guarda, queste cose qua ci farebbe piacere che tu le scrivessi per noi con un altro stile, naturalmente, perché... E poi lei passò la Domenica del Corriere. E quindi cominciai a fare questa lunga serie di articoli per la Domenica del Corriere insieme a lei e al dottor Terzi. E poi mi telefona Mino D'Amato, che leggeva e aveva letto il mio primo libro sull'esperienza in punto di morte. Mi telefonò, lì arrivai in televisione con lui, perché lui mi telefonò Mino dicendo che... era un giornalista, a me piaceva Ma molto. mo molto, siamo stati anche molto amici. Era una Lui, gran bella persona. molto, lui era stato in America. Gli Stati Uniti aveva frequentato i circoli che là esistono dei rianimati, cioè delle persone che erano state in punto di morte, erano state recuperate dai medici e che si riunivano in gruppi per parlare delle loro esperienze. E Mino era stato in questi gruppi e aveva fatto dei filmati e voleva portare questa tematica anche nella televisione italiana. Lui era un giornalista interno della RAI. E quando vide il mio primo libro su questa inchiesta italiana, che poi è rimasta l'unica, la mia, mi telefonò e mi disse: guarda, io vorrei portare questo tema e mi viene anche a trovare a Modena. Prima telefonò, poi mi viene a trovare. E se portiamo questo tema, verresti tu a parlare? Molto volentieri. Infatti, dopo poco mi chiamò dicendo che aveva avuto il permesso, partiva con questo programma che si chiamava Italia Sera, che è stato il primo programma contenitore che correva tutti i pomeriggi, Me eccetera. lo E ricordo. siamo partiti, io sono partita insieme a loro con questo tema dell'esperienza in punto di morte. Facemmo venire dei testimoni, dei protagonisti, lui fece vedere i suoi filmati, e poi sono stata da lui un sacco di altre volte. E poi, sempre per le cose che avevo scritto, mi chiamò Pellegrini, come dicevo prima, per Mister O. Beh, sono sempre stata Sì, cercata. però pensa che sì, è perché era la strada era La segnata. strada era quella, cioè io ho sempre. Mi sono sempre limitata ad accogliere queste occasioni e seguirle con attenzione, ma non è che io mi sia molto, molto mossa, ecco, sono arrivata da sole, si vede che ho detto, beh, si vede che questa è la strada mia. Le cose arrivano, certo. Infatti. Comunque pensa che anche quel libro dice che le esperienze di tre morti, quindi NDE, che adesso ci sono così diversi libri, allora era avanguardia, era Sì, piena il avanguardia. primo che feci, dunque il mio è rimasto l'unica inchiesta italiana, perché è proprio inchiesta sul campo, andando a parlare con le persone, eccetera. E poi ce ne sono tanti di questi libri, per lo più Adesso ci non sono. italiani, per lo più. Adesso ci sono psicologi che appunto Non ti sento più. mi senti? Adesso sì, Sì. prima non ti Voglio sentivo più. dire, noi abbiamo adesso, in questi tempi, da qualche anno invece si è molto attivato, ecco, questo discorso di Sì, inchiesta sul sì. mentre invece allora no, cioè allora proprio no. Mi ricordo le prime persone che mi raccontarono le loro esperienze, erano soddisfatte di poterne finalmente parlare con una che li accoglieva con fiducia, perché mi dissero alcuni: guardi, ho vissuto questa esperienza 20 anni fa, ma ho smesso di parlarne perché mi prendono per un visionario, i più benevoli dicono che è stato un sogno, invece no, è stata una cosa diversa, una cosa che mi accompagna da allora, la più esperienza più importante della mia vita, che mi ha cambiato dentro proprio
ha cambiato il voltaggio interiore. Adesso no, direi che sono entrate nella coscienza della gente, per cui quando si parla di questi temi quasi tutti sanno di cosa si sta parlando. E quindi questo E lavoro diciamo fa. che comunque è un lavoro molto utile e molto importante perché poi tra tutte queste persone che hanno vissuto queste esperienze di confine, comunque vedi che come dire, ci sono delle costanti, Sì, delle assolutamente, assolutamente, costanti. E sì. questo dà possibilità di aggiungere un valore di credibilità. Certamente, sono delle costanti che si conservano tali nonostante le grandi differenze socioculturali dei protagonisti, che Certo. possano essere persone di religione diversa, con attese molto diverse relative al di là, oppure con nessuna attesa, c'è anche chi non credeva in niente, e persone di cultura diversa, di sesso ed età diversa. E tuttavia l'esperienza, chi ha questa esperienza più o meno si ritrova un modello comune, ecco, che ritorna, Senti, pur ci sono un po' con le di differenze. domande dei nostri amici. Allora, che le abbiamo lasciate un po' indietro, ma scusatemi, cari amici, ma solo perché parlando con Paola, insomma, ci si lascia coinvolgere da tutte le esperienze. Allora, c'è Debora Rivelli, che dice: cosa ne pensa di tutte le informazioni sulla ricerca sul paranormale e spirituale che ci sono su Facebook? Dunque, devo dire sinceramente che non avendo moltissimo tempo a disposizione faccio poca ricerca sui social, proprio perché non ho un gran tempo. Io credo che comunque parlando in generale, anche guardando quello che c'è su internet in generale, io trovo che ci sia molto buon materiale, però bisogna saper discernere, bisogna stare attenti perché siccome tante volte è libera la collocazione di materiali, di studi, di riflessioni, di esperienze, bisogna stare molto attenti a che cosa si legge, a che cosa si coglie. Ecco. Io consiglio sempre molta, molta prudenza. E consiglio alla fine, sono nata con la carta in mano, mi piace molto la carta, ecco, i libri. Se uno vuol farsi veramente una cultura, approfondita, io suggerirei a un certo punto anche di prendere in mano un buon libro, ecco, oltre a questa informazione che si può avere su internet, su Facebook, su tutti questi media che pure apprezzo e rispetto. Però qualche buon libro che ti racconti che cos'è esattamente la ricerca psichica, il paranormale, ti racconti in maniera ordinata gli studi che sono stati fatti, io credo che a un certo punto ci stia, ecco, in modo anche da dare un filo logico a tutto quello che si legge. Certo, e diciamo che il grande rischio è quello appunto adesso di non avere più, come dire, un'abitudine, poi quindi anche una vocazione alla lettura, perché noi siamo abituati dagli smartphone che Eh prevedono un sì. sistema di lettura molto rapido, no? Cioè, non Sì. peraltro all'interno dei quotidiani esistono persone che sono direttori dell'informazione sugli smartphone, non della rete, sugli smartphone, Sì. proprio per far capire che esiste un differente sistema di lettura della notizia. E quindi la gente che è abituata a leggere in questo modo rapidamente, non è abituata agli approfondimenti, non agli approfondimenti. Lo so, invece arriva, diciamo, Difficoltà. Leggere un libro diventa un salto enorme, ecco. diventa un salto, non per niente gli editori lamentano che vendano poco perché noi italiani non siamo dei grandi lettori, Beh, purtroppo. questo lo sappiamo sempre Questo sapere. lo sappiamo. E probabilmente l'uso dei social, il ricavare le notizie in questo modo, da un lato ci dà un'infarinatura buona, anche ampia, dall'altro però ci allontana almeno nella grande maggioranza dei casi, dal desiderio di andare più a fondo perché già si trova tantissimo materiale, quindi uno ritiene Poi, che possa bastare. certo, poi c'è sempre il problema della qualità, come al solito, Eh perché beh, io direi in certo. rete è come navigare per mare, puoi trovare tanta Sì, spazzatura e tanti bei pesci. si può trovare di No, tutto. ecco. E quindi Leggo attenzione e cultura, occhio, occhio, come si dice. qualche altro messaggio. Allora, ci scrivono Roberto che dice: no, in TV la signora Paola e la signora. Ah no, dice lei, no, in TV sei troppo professionale tu, in TV
cercano grandi emozioni anche false e non cercano informazione. No? No, 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 grazie del complimento. Profilo, esatto. Lo accetto volentieri come un complimento. Io ho sempre curato molto l'informazione corretta, proprio questo per un senso di rispetto, sia nei riguardi di chi intervistavo e di chi incontravo, sia nei riguardi dei lettori e anche nei riguardi di me stessa, perché siccome non me l'ha ordinato nessuno di fare questo lavoro. E lo faccio perché mi piace, perché sono interessata, dico facciamolo bene, racconta le cose come stanno e non, senza sensazionalismi, non è neanche nel mio carattere, fra l'altro, di fare sensazionalismi, sono una tranquilla, calma, equilibrata, cerco di essere il più possibile e quindi grazie di averlo notato. Deborah dice: noto con mio rammarico che c'è volontà di divulgare informazioni e ricerche, ma umanità poca. Ecco, beh, questo dipende. Può darsi che anche questo a volte Sì, manchi. Deborah sicuramente si riferisce anche al recupero, cioè di certi valori, di certe Sì. prerogative. Certo. Noi dovremmo cercare davvero, no? Forse ne parlavamo io e te insieme, cioè bisogna proprio, e lo dicevamo anche la volta scorsa con Marco Moretti, l'ospite che abbiamo avuto nel salotto, che c'è necessità di creare un nuovo umanesimo, insomma, di rimettere Assolutamente, l'uomo al assolutamente. centro, no? Sì, l'uomo al centro, infatti. Recupera, chissà che questo periodo di riflessione, questo periodo di silenzio non porti le persone a vivere un pochino più centrate su se stesse, meno espanse esteriormente. Sì, questo l'ho pensato anch'io, che è una grande opportunità. Sì. È una grande, non so se ce la faremo, non so se Speriamo, speriamo. speriamo. Salvatore De Rinaldi dice: in TV non si può parlare più di certe cose perché la gente deve restare addormentata. Non vogliono un risveglio spirituale, altrimenti si ritorcerebbe forse, volevo dire, contro i loro interessi. Purtroppo preferiscono la D'Urso, Bonolis e il resto del trash. Insomma, diciamo che lo scenario è molto assortito, ecco. Però io penso sempre questo, da giornalista come te, insomma, da persona legata al mondo della comunicazione, però noi abbiamo un famoso potere che è quello del telecomando, insomma. Assoluto, assolutamente. Possiamo cambiare, possiamo anche spegnere e leggere un libro, oppure parlare con un amico, fare una telefonata. La testimonianza è anche stata fatta una sorta di flash mob in questi giorni, no? In rete per spegnere, no? E Sì, protestare ogni tanto spegniamo, sì. contro. Ma io trovo per esempio che per gli interessati a queste tematiche, la frequenza di qualche convegno, per esempio, andrà scegliendo quelli organizzati bene, in genere è molto utile perché conoscono gli sperimentatori, conoscono gli studiosi, anche sensitivi, in diretta. Quindi io vedo, sono tanti anni che facciamo convegni, adesso in questo momento siamo fermi, naturalmente ne abbiamo uno in ballo, come sai, Sì, no. con l'edizione mediterranea, quale sarai anche tu se riusciremo a farlo, per la fine di settembre, quello famoso convegno di Cattolica. E vedo le persone che vengano e dopo sono molto contenta di avere perché c'è sempre un'atmosfera molto serena, rilassata. E vengano e possono contattare direttamente i relatori, possono, incontrano anche persone simili a loro, si mangia insieme. Quindi io dicevo prima, sono una fautrice di questi contatti come quelli che stiamo facendo perché sono impagabili. Però altrettanto impagabile è il contatto diretto con le persone ogni tanto. Quindi in Certo. occasione, per esempio, di convegni, quando potremo rifarli, o anche di conferenze, di tavole rotonde, dove ci sono alcuni relatori disponibili all'incontro, eppure le persone fra di loro si incontrano. Ecco, sono belle occasioni. Allora, naturalmente per un pubblico limitato, mica come quello della televisione, naturalmente. Però vedo che a me, io ne faccio da tanti anni, dalla parte di quelli che parlano, diciamo che organizzano, ma ogni volta mi fanno molto bene anche a me, perché c'è sempre un relatore nuovo, perché incontro persone nuove che vengono a raccontarmi delle esperienze, quindi si va via molto arricchiti di solito. Hai E ragione, Fabio.
È vero, tu poi Benissimo. fai. Anche per me è così, perché tutte le volte che vado in giro appunto per convegni, appunto conosco, a volte trovo persone che girano nei diversi convegni, quindi Sì. le ritrovo lì, no? Ritrovano, E poi sì, arrivo e perché dicono, poi mi la sono passione. divertito, no? Così. Appassionano oppure seguono un relatore perché va di Sì, qua, di là, lo vogliono grazie. Sì. leggere. Poi ci sono tante Sì. Tante, storie belle che nascono, belle, tante sì. amicizie. Io, ad esempio, ne ho una adesso, cioè, che sto vivendo, che dico sempre, ma se mi chiederanno che cosa avrò fatto come giornalista nel periodo del coronavirus, sicuramente dirò, ho realizzato una cosa che a Enrico Valentini gliel'ho detto già 2 anni fa, dobbiamo fare cultura, dobbiamo fare cultura, dobbiamo fare cose di qualità, no? Così quindi quando è partito questo maledetto lockdown, o benedetto, non si sa, beh, per tanti non è stato per niente benedetto. No, E, assolutamente no. ma e io mi sono detta, ma tutta questa gente a casa, no? Adesso è lì che ho avuto una sorta di insight, No, ma è perché stata una buonissima ho detto, idea no, perché. è arrivato il momento di fare questa cosa. Infatti, gli ho detto a Enrico Valentini, ho detto, guarda, che è arrivato il momento di fare quello che ho detto 2 anni fa, di fare questa cosa, perché adesso la gente è a casa, no? Almeno gli possiamo dare una grande opportunità. Certo. E però credimi, ho fatto questo, ma c'è anche un'altra storia bella che nasce proprio da un convegno per me, che voglio raccontare proprio perché mi fa piacere condividere con voi questa mia storia. Grazie perché hai detto queste cose, Paola, perché c'è una mia lettrice che ho conosciuto in convegno a Stresa, che ha comprato appunto il mio primo libro, 2 mani, 2 ali, intervista straordinaria all'Arcangelo del nostro comune editore, Edizioni Mediterranee, e lei questo libro da allora l'ha portato sempre con sé, no? Quindi era rimasta molto emozionata da questo nostro incontro, perché ha fatto la dedica, abbiamo parlato un po' e tutto così. Non l'ho più sentita questa signora, cioè non mi ha mai scritto una mail, niente, però lei mi aveva conosciuta. E quando sono arrivati i primi giorni del coronavirus, il suo marito, al 18 di marzo, è stato ricoverato in ospedale, e lei mi ha scritto una sera, lei mi ha scritto dicendomi, non so se si ricorda di me, lei mi ha fatto la dedica, volevo, mio marito è stato ricoverato, vorrei chiedere se per favore mi può pregare il suo arcangelo per me. Che bello, che Così. bello. Allora io mi ricordo, era sera, la prima cosa quando ho letto questo messaggio, gli ho scritto subito, mandami il tuo numero di telefono che ti chiamo, perché ho capito che c'era un'emergenza. No? E quindi lei, incredula, no? Di questa cosa, è rimasta stupita, io l'ho chiamata. E quando l'ho chiamata, da allora è nato questo rapporto di amicizia, stretta, 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 dove tutti i giorni noi ci sentiamo. Suo marito, dopo 4 giorni, è stato trasportato d'urgenza e intubato per 1 mese. E quindi noi e abbiamo continuato tutti i giorni, cioè, a parlarci. Lei mi raccontava, mi dava il rapporto come quello che c'era alle 18 della Protezione Civile, no? Certo. Io arrivava il suo rapporto ogni giorno, quindi poi la chiamavo e tutto, e quindi ci siamo sostenuti a vicenda, abbiamo pregato, io ho chiesto tantissimo aiuto, e adesso suo marito è fuori. E Ce l'ha quindi c'è fatta. proprio una storia che si è salvato e adesso sta per iniziare la rieducazione. Quindi cioè, Sì, ma è questa cosa capitato anche a è nata da me un convegno, no? Io di penso. fare amicizia proprio con persone che ho incontrato ai convegni oppure che mi scrivono perché hanno letto magari qualche cosa che ho scritto, qualche libro e da cui hanno tratto qualche beneficio spirituale e quindi sì, con belle amicizie sono nate. Sì. Ma anche, ad esempio, c'è anche la Maria Grazia Linda Schettini, che è una nostra cara amica, ha inaugurato la sua associazione. Quando io ho detto, fai questa associazione, vengo a farti da madrina quando la fai, ma se la fai, se no non mi vedi. E quindi invece così è stato, anche lì sono tante belle storie. Andate, ecco, ai convegni se potete, perché ha ragione Sì, Paola. ogni tanto, una volta all'anno, che ne so, ecco. Ma qui c'è una nostra Rita. Mecoci, che dice, e questo è rivolto proprio in modo particolare a te, non in generale, dice: gentilissima signora Paola, pensi che una mia amica che si chiama Paola mi consigliava di rintracciare lei per poterle parlare delle mie esperienze. Grazie a tutto questo, più di 20 anni fa, è una cosa che è successa 20 anni fa,
Bene, allora sono felice che questa sera Eccoci qua. Paola, siamo qua e poi piuttosto, insomma, non so, magari chiediamo a Paola la tua mail se vuole mettersi in contatto con te. Sì, certo, sì. Possiamo, poi gliela Va bene. mandiamo privatamente, insomma. Sì, gliela puoi dare tranquillamente. Ecco, guarda, Rosanna Mellano scrive, sto leggendo ora Angeli di Paola Giovetti, che bella, vedi il nostro lavoro come... E poi ho letto la biografia che ha scritto di Swedenborg, bellissimo, Rosanna, vedi. Giuseppe per Paola ha conosciuto Vivaldo Franco? L'ho conosciuto tanti anni fa, a Sì. Milano, al centro Vita Nuova di Rosa Spina. Dopo lui è tornato molte altre volte, anche di recente è tornato. Sì, perché lui è vivo, no? Sì. Però io l'ho incontrato personalmente diversi anni fa a Milano, presso questo centro che si chiamava Vita Nuova, adesso ha assunto altri nomi, ma insomma praticamente la stessa direttiva, più esattamente. Questo medium brasiliano straordinario, che un medium parlante, sì, che ha scritto tanti libri, tante cose. Il Brasile è molto famoso per la Sì, mediunità. certo, ne parlava oggi, anche oggi ne parlava Regina Zanella, Regina, infatti, sì. Regina, no? Lei che fa È lei che ha invitato di nuovo Di Valdo Franco di recente, alla Lux e quindi ne parlava. Ecco. sì. Senti, ma a proposito di libri, parliamo un po' delle tue ultime creature. Volentieri, sì. Perché c'è un libro molto bello che uno degli ultimi, insomma, che è Il tempo della bellezza. È l'ultimo proprio, questo è uscito a Natale praticamente, sì. Parlaci di questo bel libro, perché è molto. Vedo che è un libro in cui praticamente c'è la bellezza trattata a 360 A gradi. 360 gradi, sì, si chiama Il tempo della bellezza, lo qua, guarda, mi hai detto Ecco, tu di sì, parlarne, perché è qua, noi. Ecco, brava, il sei libro riuscito qua, a vedere non perché. so se si vede, è uscito con Studio Tesi, che è una sigla sempre che fa parte di Mediterranea, dello stesso gruppo editoriale. E parla della bellezza veramente a tutto tondo. Di quanto noi siamo circondati dalla bellezza, dell'importanza di riconoscerla, storicamente come si è evoluto il concetto di bellezza, come è nato fin dagli inizi, chi sono stati i massimi cultori della bellezza, che ci sono stati i greci, come tutti sappiamo, che hanno definito dei canoni di bellezza straordinari ai quali ancora oggi ci ispiriamo, il rapporto tra la bellezza e il divino. Che la bellezza ci fa intuire il divino, è ciò che di più ci parla del divino, ce lo fa intuire e ci rende migliori. Sapere gustare la bellezza ci rende migliori, ci rende persone più belle, nel senso di più intuitive, più partecipi, più generose, più oblative. E tanti tipi di bellezza parlo. Per esempio, un tipo di bellezza che mi piace molto è quello per la cultura, la bellezza della cultura. Ne ho parlato di questo ampiamente attraverso vari personaggi che ne hanno fatto, diciamo, uno stile di vita di questa bellezza della cultura, l'amore per la cultura. Poi ho parlato di bellezza interiore. Ecco La che bellezza la interiore, so luce, che è un tema che ti la interessa. luce interiore, è vero? Sì, della bellezza interiore che è quella che non si vede di primo acchito, però poi c'è un modo per stabilire se una persona è bella dentro. Cioè dicono che se una persona la incontri per la prima volta e parli un po' con lei, se dopo un po' che hai parlato con lei questa persona ti sembra più bella di come ti era parsa all'inizio, vuol dire che la sua bellezza interiore è superiore alla bellezza esteriore, perché non vedi più se il viso è regolare, se ha la ruga, se è il naso più lungo, più corto, eccetera, ma la vedi dentro, vedi, ecco, questo è un segnale di bellezza interiore. Come esempio di bellezza interiore, uno degli esempi più fulgidi, ho indicato Madre Teresa di Calcutta, che come bellezza fisica non era il massimo, era una donnina piccola, era anziana, era rugosa, non ne aveva niente, era magra, però sprigionava una tale bellezza interiore che dopo un po' non vedevi altro che quella, e quindi ci sono tanti esempi. E poi ho parlato dei temi che a me sono molto cari, cioè anche la bellezza che viene da fuori, il miracolo della creatività,
che si ha sempre l'impressione che non venga da noi, ma che venga da altre parti, che venga da lontano, che venga da fuori. I greci si appellavano alle muse, i greci sono stati dei grandi fantasiosi, pur essendo molto realisti, per cui hanno attribuito alle muse tutte le ispirazioni che loro venivano, con una musa per ogni tipo di arte. Le invenzioni, c'è un bellissimo argomento anche questo delle invenzioni che sembrano venire non da noi ma da altrove. Ho fatto tanti esempi, per esempio, credo che sia noto a molti, il Trillo del Diavolo di Tartini, in tutti i campi, dalla scienza alla musica all'arte. Il Trillo del Diavolo di Tartini era un violinista, un compositore, e siamo nel Settecento, e Tartini una notte sogna un diavolo che ai piedi del suo letto suona il violino in una maniera inusitata come nessuno l'aveva suonato mai. E suonava una musica strepitosa. Quando si sveglia, ancora nelle orecchie questa musica, e si affretta a metterla sulla carta, a scrivere, dicendo però di essere riuscito a conservarne soltanto una parte. Però da quel momento cambiò il modo di suonare il violino, cioè questo diavolo aveva dato un impulso a suonare il violino in una maniera completamente diversa, che poi Tartini, con questa composizione, Il Trillo del Diavolo, molto difficile da suonare, c'è su internet, se andate a vedere. Sì. C'è suonato divinamente da Uto Ughi, quindi potete andare a vedere Uto Ughi, Il Trillo del Diavolo, lo sentite che razza di violino è, che nel Settecento non lo suonavano in questa maniera. E poi comunque l'arte, l'ispirazione artistica, lo stesso Goethe, che è un autore che amo molto, con riferimento alla sua opera più principale, quello che l'ha reso famoso a 25 anni, Dolori del giovane Werther, ebbe a dire di averla scritta quasi in trance. E di non ricordarla, scrisse in poco meno forse di un mese. Quando lo rilesse alla fine, non ricordava di aver scritto la prima parte, proprio l'ha lasciato scritto lui Dolori nel suo diario. Di non ricordare. del giovane Werther è veramente un libro, io mi ricordo quando l'ho letto, Ispirato, sì, sì. Per sì. Comunque si l'epoca, poi intitola. aprì allo Sturm und Drang, al romanticismo. Veniva dall'illuminismo, dal razionalismo, quindi è un'opera che ha capovolto un po' il sentire letterario dell'epoca. Siamo nel Settecento ancora, verso il 1780-85, quindi verso la fine del Settecento. Non è ancora il romanticismo, però è l'inizio dello Sturm und Drang, questa corrente. Sì, E lui comunque da salto. noi è che lui disse chiaramente, scrisse, di avere, non so come l'ho scritto, lui è un sensitivo, ha avuto nella sua vita tanti episodi e quindi anche quest'opera che ha segnato la sua fama, l'ha scritta così, e tanti altri letterati, pittori, E e Mozart, vogliamo parlare di Mozart? Mozart, sì, che ha scritto questa ispirazione straordinaria. Io ho scritto anche un libro sull'arte medianica, di questi artisti medianici che di colpo diventano artisti, diventano pittori, scultori, disegnatori, senza averlo mai fatto prima, magari a 60 anni, a 70 anni, di colpo, per un'ispirazione che viene da fuori, si sentano guidati e creano queste cose. E poi ho parlato anche delle grandi illuminazioni, dei grandi pensieri che sembrano venire da fuori, che hanno segnato una svolta nella vita dell'umanità, ecco, anche questo è importante. Quindi questo l'ho chiamato il capitolo della bellezza che viene da fuori, che viene da lontano. Faccio un esempio, Molto bello. primo che mi viene in mente, quello di Akhenaton, il faraone eretico, Faraone, certo. famoso faraone eretico, che per primo formulò il concetto di monoteismo, cioè lui rinunciò volutamente a tutta questa miriade di divinità degli egiziani, per rifarsi a un unico Dio, un'unica divinità che lui simbolicamente raffigurò nel sole. Non disse che era il sole il divino, ma che il sole raffigurava il divino. Quindi lui capovolse tutto in pochissimi anni, mandò a casa tutti i potentissimi sacerdoti di Amon, creò una città nuova per allontanarsi da Tebe e creò tutto anche uno stile artistico nuovo, molto più libero, molto più aperto, arioso. Tutto alla luce, all'aria aperta, perché il sole dominava da tutte le parti. E lui, il faraone, unico intermediario. E quindi la prima concezione monoteistica l'ha avuta lui. Come gli è venuta questa concezione? Probabilmente è un'ispirazione che ha avuto. Un'ispirazione poi che ha avuto grandi conseguenze perché È andato contro tutto un sistema. ha dato contro tutto un sistema e probabilmente ha influito anche sull'ebraismo. Perché Akhenaton, lui morì presto, morì a 40 anni,
E dopo di lui fu oggetto di una damnatio memoriae perché i sacerdoti di Amon ripresero il potere, però il culto rimase, il sogno di questa divinità unica rimase. E Mosè, che visse alla corte dei faraoni la generazione nella generazione successiva, si può pensare che avesse raccolto ancora le tracce di questo culto Aveva monoteista, mutuato qualcosa, insomma. che avesse mutuato qualcosa e che l'abbia poi trasferito agli ebrei che lui guidò fuori dall'Egitto, ebrei che all'epoca monoteisti non erano, perché se ricordiamo l'episodio del vitello d'oro, Certo. erano idoli e loro. Quindi Mosè portò agli ebrei questa concezione pura monoteistica del divino, e si può anche pensare che le prime origini siano venute da Akhenaton. E poi tante altre illuminazioni che ci sono state, le apparizioni, non so, l'apparizione della Madonna a Juan Diego in La Madonna di Guadalupe, che segnò la pacificazione tra i nativi e i conquistatori, quindi, e tantissime altre conquiste di questo genere, apparizioni che rasserenarono. Cosa ne Io pensi ricordo, tu delle apparizioni, Paola? penso molto bene, penso che a volte siano, stavo per raccontartene una di Franz Kafka, sul quale io mi sono laureata in letteratura tedesca, quindi feci la mia tesi su Kafka. E leggendo i diari di Kafka, che tutti conosciamo perché sappiamo quanto questo scrittore sia stato tormentato, ha avuto una vita non felice, ha descritto profeticamente il caos del mondo attuale, insomma, lui. Non è stato fortunato, aveva un lavoro che non gli piaceva, morì a 40 anni di tubercolosi, non ebbe relazioni affettive soddisfacenti, insomma non si sposò mai. Tutta una serie di una vita non fu con l'unica grande luce della letteratura alla quale non poteva però dedicarsi come avrebbe voluto perché doveva fare l'assicuratore per vivere. E in questo suo diario, lessi i diari, in questo suo diario, dove racconta queste giornate un po' tristi, da solo una domenica d'estate che lui ha trascorso da solo in una squallida stanza d'affitto, a un certo punto si accorge che questa stanza sta cambiando, che il soffitto si sta colorando di tinte diverse, che i pezzettini di intonaco cominciano a cadere. Allora lui sa che si sta preparando per lui un'apparizione, qualcuno che da lontano viene da lui e che lo viene a visitare. Dice: "Io sciocco che sono, non me ne ero accorto fino adesso." Allora sposta tutto, c'è un tavolo al centro, lo sposta tutte le sedie. Poi dice: "Ho appena finito di fare questi preparativi che il soffitto si apre e davanti a me scende un angelo meraviglioso, vestito di cordoni, con dei cordoni d'azzurro, con queste ali fruscianti profumatissime, talmente luminoso, questo percorre tutta la stanza con queste ali fruscianti meravigliose, talmente luminoso che lui deve chiudere gli occhi perché non regge questa vista, e quando li riapre l'angelo non c'è più. Però lui conclude questa descrizione meravigliosa dicendo: "L'angelo mi ha redento." Cioè l'angelo ha salvato la sua giornata, ha salvato lui dalla depressione, ha salvato lui dalla sofferenza. Una scena, io l'ho descritta così con povere parole, povere, poche parole. Ma lui lo descrive sempre con poche parole, perché non è certo Umano. vero, Sì. però con una precisione, con questo linguaggio preciso che lui ha, la descrizione di questa figura che gli appare, e lui è un uomo molto concreto, io penso che l'abbia veramente avuta questa apparizione. E l'unico episodio in questi diari che raccontano una vita complessivamente difficile, complessivamente grigia, possiamo usare questo colore, c'è questo arcobaleno di luce che gli appare, e che lo redime, che lui dice: "L'angelo mi ha redento." Non dice altro, ma si capisce che è stata un'apparizione vera, sentita, quindi un'illuminazione certamente per lui, un conforto. Vedere cosa dice questo Alessandro Griffante. Dice: questa è una grande opportunità, speriamo continui anche dopo questo periodo. Si riferisce a quanto dicevamo prima, sì. Sì, è vero, è Sì. vero, è vero. Speriamo, speriamo. Speriamo, sì. E leggiamo un attimo che cosa ci aspetta, perché non ho più seguito Le domande. domande, esatto. Elga Selvaggio Anna, un libro che ho nel cuore, non sappiamo a che cosa si riferisse, a che cosa. Giuseppina,
Giuseppe, no, Giuseppe Krieger scrive per Paola, organizzare convegni nel sud Italia. Beh, conviene organizzarli in Sud Italia, bisogna che ci pensiate voi in Sud Italia. È vero. Perché, no, nel senso che noi che facciamo la parte, cioè io organizzo i programmi, posso organizzare i programmi, convocare i relatori, fare un programma, scriverlo, eccetera. Però poi quello che la gente a volte non ci pensa, quella che è la cosa più difficile è trovare la sede, il locale, l'albergo per ospitare i relatori, Parte fare logistica, certo. tutta l'organizzazione, fare i programmi, fare tutta la pubblicità, ecco, c'è tutta questa parte che quando i congressi che ho sempre organizzato io, l'ha sempre fatta l'edizione mediterranea, questo lavoro di qualche cosa l'abbiamo fatto insieme, ma poi so, per esempio, tutte le iscrizioni arrivano in ufficio, ci vuole uno che faccia da ufficio per raccogliere le iscrizioni, per parlare con la gente che ha bisogno di informazioni, quindi c'è una parte organizzativa che è non piccola Sì, e è che importante è comunque, molto importante, molto è molto importante, importante. sì. Anche io dico tante volte, mi dicono, Anna, ma non vieni qua? Io dico sempre, se voi organizzate io vengo, perché io Certo, sì, si può posso anche organizzare. mettersi insieme, organizzare, posso dire io ti propongo questi 6, 7, 8 relatori, ti faccio una guida per un convegno, un filo conduttore, un titolo, un tema, eccetera. Però poi c'è tutta la parte pratica che è quella più difficile e quella va fatta in loco. Non è che la posso fare io che Viene vivo a fatto Modena, la richiesta sul possa fare io a territorio. Cagliari, per esempio, ecco, per dire, o a Matera o altrove. Lì ci vuole gente del posto che dica, ecco, io mi prendo questo incarico, ho trovato l'albergo, ho trovato la sala. Ragione la nostra amica, il nostro amico Giuseppe, perché è vero, perché al sud ci sono meno convegni che non al centro-nord. Sì, È è vero. vero, senz'altro, sì. Bisogna cercare un po' di bilanciare, ecco. Di bilanciare, sì. Io penso che forse si inaugurerà anche, c'è cioè una stagione dove ci saranno magari anche più convegni in rete, che ovviamente sono molto diversi da quelli, infatti per quello che dicevamo prima, insomma, ecco, no? Perché è molto Ma anche il diverso. contatto in rete, ma anche il contatto diretto. Sì, di Io fatto. vedo quando ai convegni, quando un relatore ha finito di parlare, la gente gli va vicino, lo cerca dopo, lo vuole avere delle spiegazioni, magari compra il libro, vuole discutere. C'è tutto questo aspetto umano, di contatto E umano che dediche sui libri, ma poi a me sai che cos'è che colpisce di più nei convegni? Gli abbracci e le lacrime che si asciugano. sì, infatti, la gente che è Gli contenta. abbracci e le lacrime che si asciugano, guarda. A Sì, infatti. me convince e emoziona sempre, mi commuove, mi convince sempre di più appunto dell'importanza della Sì, perché vengano persone, per esempio sono certi convegni dove vengono molte persone in lutto, per esempio genitori che hanno perso i figli e e quindi che allora a volte trovano molto conforto, riescono a trovare molto conforto, trovano una via di speranza, anche dei fatti concreti, a volte anche attraverso magari qualche sensitivo che riesce a dirgli una parola giusta, parole che ascoltano, indicazioni di letture da fare. Ecco, spesso e volentieri da questi convegni le persone che o persone addolorate per una perdita, o anche persone alla ricerca, che sono alla ricerca di una spiritualità nuova, di qualcosa a cui attaccarsi per andare avanti. Ecco, loro, molte persone ricevono conforto. Noi facendo per esempio questo convegno di Cattolica che è promosso dal Movimento della Speranza, direttrice, la presidente, la dottoressa Cattani di Padova, è un congresso che facciamo da più di 30 anni, quest'anno sarebbe la 34ª edizione se riusciamo a farlo a fine settembre, se la situazione lo consente. Ecco, qui era nato proprio quando cominciò per i genitori che avevano perso i figli. Poi naturalmente il congresso si è allargato e vengono anche tante persone che sono non tormentate da un lutto, ma alla ricerca per se stessi di qualche cosa di più, di nutrimento spirituale. Però vedo che cioè, le persone sono contente. Ecco, e tutti gli anni cerchiamo di portare personaggi nuovi che possano dire una parola diversa. sì. Quest'anno c'era un programma bellissimo per la verità. C'è un Sì. programma molto bello, adesso lo pubblico Ah, su. bene, così, perché io so che vengo, ma non so chi c'è di altri due Infatti, adesso lo metto relatori. sulla.
su Luce e Ombra, non l'abbiamo stampato ancora proprio perché, dunque, intanto non lo stampiamo mai così presto, in genere lo cominciamo a mandare a giugno, insomma, in giro. E naturalmente lo mandiamo ai relatori, io lo mando via anche via mail, eccetera, però al momento, in questa incertezza, lo metto ora sulla rivista Luce e Ombra che va in stampa a giorni, in forma dubitativa, dicendo il programma sarebbe questo, guardate sui siti, guardate E se ci può. sempre, aiutami a ricordare il 29, quant'è? La fine di settembre. 27-29 settembre, sì, a San Cattolica. Michele, Gabriele, Raffaele, Arcangelo, il 29. Sì, 29, sì, di tutti gli angeli. Sì, speriamo che la situazione sia tale da poterlo fare. Lo potremo decidere, credo, a fine giugno, una cosa così, vedendo come vanno le cose. Sì, sicuramente ci saranno problemi logistici Di vicinanza, certo. ci sarà quella cosa lì. Comunque. Senti, ritornando ai tuoi bellissimi libri, hai fatto anche un libro molto bello, a parte quello sui grandi iniziati, che sicuramente i nostri amici della Lux, se sono interessati appunto a questa disciplina, il titolo è proprio I grandi iniziati, vero? I grandi iniziati del nostro tempo, Del sì. nostro tempo, ecco, è Sì, si sempre chiama così. con edizioni mediterranee, ecco, che è un Esatto. libro molto interessante perché appunto abbiamo. Ma anche questo so, è già uscito da qualche anno, ho avuto varie edizioni, ristampe, e so che parecchie persone mi hanno detto che hanno trovato molti spunti, perché parlando di tutti questi personaggi che hanno detto, tutti molto originali, diversi tra loro, ma che hanno detto tutti delle cose importanti dal punto di vista spirituale, esoterico, iniziatico, hanno trovato degli spunti. Magari uno ha scoperto anche dei personaggi che non conosceva, poi approfondito, perché qui io faccio vari ritratti di, so, 15-20 pagine ciascuno, e poi naturalmente c'è modo di andare più a fondo. Insomma, è un libro che ha dato degli spunti, ecco, a parecchie persone. Poi visto a giudicare anche dalle ristampe che ha avuto, è un libro che è andato bene, insomma. Certo, questi personaggi sono, come dicevi tu, una grande opportunità per noi per capire che comunque si può vivere in tanti modi, no? Io Certo, dico sempre, no? sì. Possiamo manifestarci a questa In tanti vita modi. in tanti modi, no? Ecco, Certo. è una cosa che. Persone che hanno anche aperto visioni diverse, e persone che hanno avuto, chiamiamo così, il terzo occhio, che hanno avuto intuizioni e folgorazioni non usuali e che le hanno poi portate tra di noi. Una cosa che volevo dirti prima, parlando della bellezza, che non so perché, cioè, cioè, per me, ad esempio, la bellezza non è nient'altro che la manifestazione del divino che c'è in noi. Certo, il divino che c'è in noi, È un po' la Dio che bellezza contempla se stesso, è ecco. ciò, sì, è ciò che maggiormente ci avvicina al divino, cioè Addio. che ci fa avvicinare al divino. Pensa anche, per esempio, con quale grande intuizione tutti i grandi rappresentanti delle religioni, di tutte le grandi religioni, hanno sempre eretto i loro templi, le loro chiese, i loro santuari in luoghi bellissimi. È Ma oggi che ce lo siamo dimenticate queste cose, quindi l'architettura religiosa non lo oggi. so perché di solito, cioè, voglio dire, ma anche le chiese, cioè, sono sempre in posti molto belli. Cioè, io dico. Soprattutto quelle del passato, quelle fatte oggi un pochino purtroppo, ma le chiese, i templi, i luoghi dove ci si riunisce, si va a pregare, sono sempre stati eretti in luoghi magnifici, e questo perché il concetto di bellezza è sempre stato molto vicino al concetto di divino. Quindi sono i concetti vicini, cioè si pensa che la bellezza avvicini più facilmente al divino. E quindi io penso che sia questo dei motivi per erigere le chiese in luoghi suggestivi, in luoghi particolari. Ma questo da sempre, mica soltanto nella nostra tradizione, in tutte le tradizioni. Quindi questa è stata da sempre una grande intuizione dell'uomo. La bellezza, dicono, è l'ombra di Dio. Sì. Ci avvicina al divino, ci fa intuire ciò che è bello. I greci dicevano quella famoso termine, kalos kai agathos, cioè bello e buono, detto in greco, e per intendere che ciò che è bello produce bontà, cioè ci induce ad essere più buoni, a diventare persone migliori. Per quello i greci sono stati questi grandi cultori della bellezza, che hanno voluto circondarsi di bellezza in tutti i campi e hanno creato in tutti i campi dell'arte
opere straordinarie che sono, continuano ad essere imitate anche adesso, sia dal punto di vista letterario che artistico, in scultura, architettura, eccetera, eccetera. Perché loro hanno voluto sempre circondarsi di bellezza proprio per questo concetto di ciò che è bello produce bontà, è anche buono. Diventiamo tutti più buoni, se ci pensate Se noi bene. viviamo nel bello, siamo tutti migliori. Sì, se noi guardiamo un Quello bel quadro, è l'armonia. diventiamo migliori, se ascoltiamo una bella musica, se leggiamo un bel libro, una bella poesia, guardiamo un bel paesaggio, guardiamo gli occhi innocenti di un bambino, che è una delle cose più belle che possiamo vedere, ci sentiamo tutti migliori. Ecco, quindi dobbiamo coltivare la bellezza, il gusto della bellezza e insegnare ai bambini a goderne, ad Che apprezzarla. questo è un problema. Dovunque, dovunque sia bellezza. Noi in Italia siamo fortunatissimi perché siamo circondati ovunque di bellezza straordinaria, Siamo nel paese paesaggistica, della bellezza. sia paesaggistica che artistica. Cerchiamo di non distruggerla Siamo quella molto cosa. fortunati noi ad essere nati. Molto, Sì, esatto. sicuramente la bellezza è proprio equilibrio, armonia. D'altro Esatto. canto Fidia, con le sue Grande scultore, sì. sculture, il compasso, la regola d'oro, no? Col compasso Sì. di Fidia, che è quello che praticamente determina Ha dettato regole le che regole, ancora oggi la valgono. proporzione tra il naso, la bocca, gli occhi, quell'equilibrio Sì. lì, quell'armonia lì crea bellezza, no? Che bellezza, sì, regole precise, che poi hanno influenzato l'architettura, hanno influenzato un po' Certo, tutto. ma noi siamo veramente molto fortunati perché abbiamo bellezza da tutte le parti nella Da nostra tutte le parti, ovunque ci guardiamo vita. intorno abbiamo bellezza, sì. Leggevo un altro commento di Roberto Mengoni che ti chiede se hai conosciuto la sensitiva Pasqualina Pezzola. La Pasqualina sì, l'ho conosciuta però era già anziana e non faceva più quei viaggi famosi per fare le visite. Quindi mi ricordo che mi portò da lei il conte Mancini, Mancini Spinucci, non so se tu l'hai conosciuta, Lorenzo Mancini Spinucci di Fermo, ci davano del tu con Pasqualina. E lei lo conosceva quasi scoperta, lui e sua sorella che era una cultrice di queste cose. E lui mi volle accompagnare da Pasqualina, però era già avanti con gli anni e siccome questi viaggi per fare le sue visite la stancavano moltissimo, non li faceva più. Però mi ricordo che andammo a trovare nella sua casa in campagna vicino a Civitanova Marche. Era un bel personaggio, ne ho un bel ricordo di Pasqualina. E tanti Sì. personaggi. Senti, ma hai scritto anche un libro molto bello sulle Sì, donne di potere, vero? anche questo è uscito da poco, cioè è uscito l'anno scorso, si chiama Donne di Potere ed è un omaggio al mio sesso, diciamo, un ritratto di 20 donne dal 400 ai giorni nostri che sono state importanti come regnanti, come principesse, come amanti, come spose, come donne di cultura e quindi che hanno avuto un potere per tutti questi motivi, perché o perché sono nate importanti, o perché si sono conquistate un potere, o perché l'hanno avuto attraverso gli uomini che le hanno amate, che poi hanno saputo meritarsi questo potere, o perché appunto per motivi culturali hanno saputo meritarsi questo onore di essere una donna di potere. Quindi io sono donne molto diverse di loro, come dici? Alcuni nomi di queste donne. Alcuni nomi adesso, per esempio, Lucrezia Borgia è una delle prime, fra l'altro quest'anno si celebrano i 500 anni dalla morte, anzi l'anno tra l'anno scorso e quest'anno. Lucrezia Borgia che è stato un grande personaggio, Madame du Châtelet che è stata una donna di grande cultura e poi l'ultima ho messo Eleanor Roosevelt e Golda Meir e poi la prima moglie di Napoleone, Giuseppina Boarnais, poi Maria Antonietta e poi, dunque, adesso mi faccio venire i nomi, faccio venire in mente la prima regina d'Italia, Regina Margherita, che è stata una regina molto importante, e una serie insomma, di personaggi, la grande Caterina di Svezia, Cristina di Svezia, la grande Caterina di Russia, Maria dei Medici, donne importanti anche nel Rinascimento, nel Seicento, per tutte le età. Sono un libro che va a carattere cronologico, partendo dal 400 fino ad arrivare, la prima è Simonetta Vespucci,
del 400, che è stata l'ispiratrice del Botticelli, l'ispiratrice, le figure del Botticelli, i volti del Botticelli che si assomigliano femminili, sia laici che religiosi, che si assomigliano tutti. Io mi sono detta che deve aver avuto un Forse hanno avuto una leggera liaison. No, 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 non con lui. No, lui certamente l'amò molto. Lei era la moglie di un Vespucci, che era cugino di Amerigo Vespucci, una giovanissima signora bellissima, genovese, però sposata con Sicuramente se Vespucci l'hai di Reno. ispirato così tanto, un moto. Perché lui aveva bottega a Palazzo Vespucci, quindi la vedeva La quando era lì. vedeva. Lei era giovanissima, la più bella, amata signora di Firenze, amatissima anche da Lorenzo dei Medici. Questa è l'epoca in cui lei è vissuta, che le dedicò dei bellissimi sonetti, e forse fu amante di Giuliano dei Medici, e anche lui pure le dedicò dei sonetti. Sfortunatissima, morì a 23 anni di tubercolosi, e Giuliano dei Medici morì nello stesso giorno, 2 anni dopo, nella Congiura dei Pazzi. Quindi c'è uno stretto legame, e ci sono rimaste, oltre a queste opere del Botticelli, anche le opere del Poliziano, che si ispirò a lei, e poi i sonetti bellissimi che ha scritto Lorenzo dei Medici per lei, e anche qualcuno di Giuliano, meno ispirato di quelli del fratello, che era un grande poeta. Quindi parto con lei, con questa Beh, ispiratrice di sì. comunque, insomma, hai fatto un bel tributo a noi, A noi donne, sì, a noi donne. vero? Sì. Hai Ecco. parlato per esempio anche di amanti, come la Pompadour, per esempio, che fu l'amante, la favorita di Luigi XV, però donna di grande intelligenza, di grande capacità, anche di grande cultura, che è sinonimo di vizio, sinonimo di lusso sfrenato, eccetera. Sì, anche questo, però fu anche una donna molto, molto intelligente, con belle iniziative culturali, e che seppe mantenersi vicino il sovrano per tantissimi anni, nonostante la loro liaison sessuale fosse finita da moltissimo tempo. Rimase la sua consigliera, la sua amica per tanti anni, e Comunque, tenere Luigi XV, tante non era facilmente gestibile, lui era uno che correva dietro a tutte le donne, però finché lei visse, lei morì anche lei molto giovane purtroppo, però per 15 anni, nonostante il rapporto sessuale fosse finito, perché lei non poteva più permettersi, aveva avuto aborti, e lui la mantenne nella sua posizione, e lei fu la sua amica, la sua confidente, tutto doveva passare attraverso di lei, una donna di grandissima intelligenza, di grande spessore, che riuscì a mantenere appunto questo rapporto. Naturalmente, relativamente a un'epoca, oggi non sarebbero più concepibili cose comunque, del voglio genere. dire, rispetto al concetto del sesso debole, mi pare che. No, no, sesso forte, questi sono stati veramente la regina di Roma, Cristina di Svezia, che fece questo, si convertì al cattolicesimo e venne a Roma, rinunciò al trono, insomma, grandi eventi della storia italiana ed europea, attraverso queste donne. Carapaglia, insomma, tanti complimenti per questa nostra bella diretta, sono contenta. Grazie, abbiamo detto tante Sono cose, accorta adesso tante che cose importanti. praticamente sono quasi le 10:30, non Ah ce sì, ne siamo 25, accorti, 10 e 25. sì. Direi che insomma possiamo concludere questo nostro bel Sì, grazie. salotto, cara Paola. Grazie insomma di Grazie essere a venuta te. con noi, adesso poi organizziamo di fare Altre cose, altra va bene. cosa, intanto do appuntamento domani alle 3 a tutti i nostri amici, quindi a seguirti nella Bene. tua bellissima lezione. Io sarò in prima fila, anche Enrico Bene. Valentini mi ha detto che appunto Bene, ci vediamo allora, ci vediamo lì. Grazie a tutti di essere presenti, e grazie a te, cara Anna, e a Enrico per lo spazio. io vi do appuntamento la prossima settimana in salotto. Il mio salotto di Anna questa volta ha un turno un po' sfasato, però ci sarò di nuovo mercoledì prossimo. E mercoledì prossimo, sai, Paola, verrà Nadav Crivelli, che è un Ah, Nadav, conosco bene, sì. grande esperto di Kabbalah, quindi insomma avremo Certo. lui ecco, nel salotto. Bene, gran personaggio, Nadav, Lo sì. so che è un gran personaggio, Nadav. Sì, 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 sì. E quindi dai, I miei saluti. sarà un altro bel momento. Te lo saluterò. Lo credo.
Va bene, salutamelo, molto Allora, caramente. Sì, molto caramente. amici, grazie Buona infinite. serata a tutti, arrivederci, ciao. Grazie a te, Paola, Ciao, cara. ciao. E allora noi a presto, ci vediamo la prossima settimana, il prossimo mercoledì. Buona Bene, serata a tutti, un abbraccio ancora grande, cara Paola. grazie a te, Grazie di essere buonanotte a tutti, arrivederci, stata. ciao. Buonanotte a tutti. Ciao.